Buonasera a tutti ragazzi, ben ritrovati in live. Siamo con il secondo episodio del nostro Road to Uncharted 4 e ritorniamo quindi a giocare ad Uncharted Drake's Fortune, il primo capitolo della serie. Eravamo rimasti al capitolo chiamato La Dogana, in cui Nate e Elena hanno trovato qui il libro in cui c'era raffigurata la statua di Eldorado e riprendiamo proprio da lì. Abbiamo giocato quanto? 2 ore e mezza, 3 nel live, quindi più o meno siamo a un terzo di gioco, anche se forse, visto che ho messo il livello difficile, forse siamo un pochino più indietro, Non era ecco. così forte dopo tutto. Abbiamo iniziato benissimo, grande. Anzi, perdonate sempre le mie morti, però. Non mi ricordavo il nemico che stava qua. Qualcuno qua mi pare. Là. Fermo. Fatto la cazzata. E non vedo niente lì dietro, porca miseria. Allora, abbiamo iniziato benissimo questo live. Già 2 morti. Che tristezza, proprio. Davvero triste. Quasi preso. Dai, esci fuori, esci L'ho fuori. colpito. Chi è? Ah, ce n'è stato un altro. Sei circondato. Ok, fuori uno. Allora c'è uno qua sopra, non lo vedo, non lo vedo. Manderemo i guerrieri a casa. Pura. Chi ha preso? Vabbè, dai, impegniamoci. Impegniamoci, dai. Abbiamo iniziato male, ma proprio male. Altro poi mi ha visto, voglio sapere, va bene. Ma perché io non lo vedo quello là sopra, porca miseria? C'è una bella cosa. Ci arriva? Sì. Stai. Saliamo. Ma perché? Madonna, il sistema di copertura. Porca miseria. Mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua, lo so. Quella è la cosa triste, che lo so. L'altro già si è visto. Fuori! Prendetelo! Eccolo lì!
Anzi, ancora non è morto. Ok, mo possiamo avanzare con calma. A posto. Era così semplice, ma non so perché ho fatto il deficiente, vabbè. Vediamo cosa c'è qui sopra. No, ce n'è stato un altro qua. Ok, qua il life va, quindi lo posso mettere in pausa. Oh, non vedo Barke, Nate. Abbiamo perso un'occasione. No, eccola là, dall'altra parte del porto. Andiamo. Ehi, sai che ti dico? Io ti aspetto qui mentre tu ti fai i tuoi giri e poi torni a prendermi. Ok, cosa hai in mente? Niente, voglio dire, vorrei solo stare qui a fare un po' di riprese. Starò attenta. Ok, ok, ma prometti di non muoverti. Per quello che vale. Le crediamo? No. Bello però il panorama. Ok. Ah, solo questa parte qua me la ricordo. Questo quick time event un po' triste, devo essere sincero, però. Vabbè. Aia. Mamma mia, però con due colpi muore, porca miseria. Uffa, che idiota che sono. Sto viaggio alla velocità media di 3 morti ogni alla velocità media di 3 morti ogni scontro a fuoco e la cosa non va bene. Ah, c'è l'elicottero qua. Madonna mia, pure per tirare le granate muore.
Se morivo stavolta non era colpa mia, c'è il cecchino là che devo fare, sennò rimango bloccato al posto. E che volo. Qualche piccolo problema di problema, no problema di fisica, però vabbè. Ah, c'è rimasto qualcuno? Finito? Ah no, questi arrivano, è vero. Me l'ero dimenticata questa cosa. Qui c'era pure il fucile da cecchino, però va bene, non fa niente. Non sto proprio usando altre armi, mi sto basando tutto su mitraglietta e AK-47, le altre armi non le sto proprio guardando. No. Ragazzi, vi ricordo, c'è la chat per qualsiasi cosa, eh. Mi raccomando, scrivete. Non scriverà nessuno, già lo so, però. Vabbè. Datemi una soddisfazione ogni tanto. Come sei arrivata Devo qui? assolutamente dare un'occhiata. Ora non è il momento più adatto. No, Nate. Che stai facendo? Devi assolutamente dare un'occhiata. Cosa?
è vivo. Non lo so, Nate. Voglio dire, tu ti fidi di quest'uomo? Non sembra affatto che lo stiano tenendo sotto chiave. Lo so. Sì, sembra strano. Ma no. Sully ha tanti difetti, ma non ti pugnala alle spalle. Da che parte andavano? Nord. Sì, verso le montagne. Bene, deve essere al monastero. Andiamo. E se poi venisse fuori che lavora con loro? O lo salviamo, oppure lo riempiamo di botte. Ah, al diavolo, meglio pestarlo comunque. Minchia, questi già sparano. Va bene. Oh, l'abbiamo preso in testa? Stanno arrivando! No. Sì, è preciso, preciso. Non vedo. Boh. Ok. Aia. Allora, cosa c'è qui? Munizioni, pistole. Se non mi sbaglio c'è un tesoro di qua però. Fammi controllare. Ah ragazzi, sappiate che dopo il live di ieri non ci ho più giocato a Disney Infinity. Devo ancora sbollire un po' la rabbia per i miei salvataggi. È successo qualcosa del genere. Vedi quei segni? Uh-huh. Qualcuno ha messo qui tanta polvere da sparo da far saltare tutto in aria. Attenta dove metti i piedi. Alcune tavole sono davvero aperte. Non ce la faccio! Dammi l'altra mano! Devi lasciarlo andare! Attenzione! Ok. Oh, merda! È tutto a posto. Forza. La telecamera. Allora. Ma non siamo dove stavamo prima. Oh, questa è la zona di prima, sbaglio. No. Ah, è uguale, ok. Ok, non vorrei dire una stupidaggine, però più o meno qui dovremmo essere a metà gioco. O più o meno, insomma, ci siamo. Perché tra poco... scusate. Dovrebbero uscire i soldati con... No, allora un poco più avanti. I soldati con le armi più forti.
Sei mio. Ma sto pieno di colpi qua adesso. Spieghiamo col caricatore. E levati. Vabbè. Non so perché non l'ha fatto prima. Questo fiume dovrebbe portare al monastero. No, ci dovremmo essere allora, no, dovrebbe essere dopo questa parte con la moto d'acqua, dovrebbe arrivare, dovremmo essere a metà gioco. Allora, qua R1 si accelera. Ragazzi, domani probabilmente, non sono sicuro di fare un live, ma nel caso dovessi farne uno, lo farò di pomeriggio. Oh! Credo che lo farò di pomeriggio. Forse su Metal Gear 5. Devo vedere un po', però direi che... più o meno verso, credo verso le 4, e sarà su Metal Gear 5 quasi sicuramente, a meno che, ecco, che ne so, mi viene a mente, mi viene tra le mani un gioco nuovo, ma non credo. Però insomma, di... terrò aggiornati comunque sempre tramite il sito. Ma perché sto vabbè, ve lo dico, sto cercando di prendere Assassin's Creed Syndicate, quindi magari se domani mattina mi capita di prenderlo, di sfruttare un'occasione, ci farò un live sopra. Però non lo so, ecco, dipende da diversi fattori che... Aia. Dicevo, dipende da diversi fattori, da una serie di circostanze, anzi, che non dipendono da me, ecco. Forse l'ho trovato a una trentina di euro, però vedremo. Oh, mamma mia, per quanto. E spara a quei cosi, Elena, porca miseria. Mi sono messa tanto simpatico queste scene, però vabbè. Peggio dovrebbe essere passato, no, no. Ci sono i bastardi con i lanciagranate che rompono le palle. Andiamo, dai, 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 dai. Ok. Beh, ma guarda quelli da dove mi colpiscono. A posto, dai. Adesso è finita, è finita. Grazie.
Tutto bene? Ok, saliamo al monastero a vedere che sta succedendo. Il santuario. Sì, adesso dovrebbe... dovrebbero arrivare i soldati diciamo della milizia, chiamiamoli così. Tra poco. Oh, spara, porca miseria. Non so perché non sparava. Puoi rallentare. Potrebbero esserci sicari di Eddie. Ma su, ci siamo liberati di quei pagliacci da un bel pezzo. Oh mio Dio! Che schifo! Oh, avessi la mia videocamera. Ma cosa? Gli spagnoli avranno messo trappole sull'isola per proteggere l'oro. Questa non è opera degli spagnoli. Guarda attentamente gli spuntoni. Mi stai forse prendendo in giro? Questo è del nostro aereo. Aspetta, questo non ha senso. Perché avrebbero piazzato trappole così se l'isola brulica dei loro stessi uomini? Non loro. C'è passato qualcosa qui dopo. Qualcosa o qualcuno? Ma pensi che... Hai sentito? Sentito cosa? Niente. Assolutamente niente. Siamo osservati. Osservati? Ma sì, di sicuro non c'è niente. Via da qui, prima che incontriamo la cosa che ha rosicchiato questo tizio. Ok. Ok, abbiamo trovato il corpo di Mr. Allegria qui. Infatti c'è già la pistola nuova. Questa non la so io però, sai? Non me la ricordavo proprio questa pistola posizionata qui. Ah, mi stai sicuramente prendendo per i coltelli. Sono pure i cecchini. Hanno dei mirini laser. I cecchini. Lo abbiamo colpito. Sono stato stupido. Allora, la pistola. Qua. Ok, dovremmo essere più o meno a metà gioco. Più o meno, eh. Non credo comunque di riuscire a finire il gioco stasera. Non credo. Anche l'M4, no, Roma, la Navarro, non posso essere lontani se hanno lasciato i loro scagnozzi al cancello. Ricevo. Voglio la libreria sotto controllo. Non devono raggiungere Sullivan.
Sì, signore. Il vecchio lavora nella zona orientale del complesso. Non so perché lo hanno portata. Non ci si può fidare di quel figlio di puttana. Ma perché non... non lo fa subito al volo, vabbè. Devo fare l'attacco... il dropkick. Dove stanno? Ah, eccoli là, mi aspettano stavolta. A posto. I primi due sono andati. Dove stava la pistola? Il disertivo? Eccola. Beh, ci dovrebbe essere un altro disertivo. Eccola qua. A posto. No. Qui c'è una sequenza che ricordo mi ha sempre messo in crisi. Quindi qui secondo me ci divertiremo molto con le morti, visto che siamo agli allo difficile. Anzi, voi vi divertirete a vedermi morire, no? E vai. Anche che ragazzi muore con un colpo un altro poco. Messo a livello difficile, però non... ho sempre giocato a normale lanciate, più che altro perché non mi va di mettermici a ripetere le cose 3 ore, però ho detto ormai il gioco lo so a memoria. Aumentiamo un po' il livello di difficoltà, no? E quindi ho messo a livello difficile, però ecco, mi immagino mettendo brutale, qua ho sbagliato io, ho fatto la cazzata. No, mi immagino mettendo a livello brutale, come, cioè, con un colpo si muore subito, cioè, incredibile. Poi può essere che sono scarso io, eh. Può essere. Però non credo, dai, credo di essere sempre stato... credo, anzi, di essere nella media. Non sono un fenomeno, però, dai, non sono neanche così scarso, credo. Se solo li trovassi... eccolo. Bella questa, proprio in faccia io l'ho fatto esplodere. Ok. Quanto Elena, però ti devi togliere, porca miseria. Ok. No dai, me la ricordavo più difficile sta zona. Mo, o sono io che ero pippa all'epoca, o boh. No, mi ricordavo che c'erano cecchini a destra e manca.
Ma forse una parte più avanti, forse. Forse. Vabbè, dai, anziamo. Vediamo se c'è qualcosa prima. È un trofeo, un collezionabile o altro. No, a posto. Come fare ad arrampicarsi poi con la pistola in mano? Non l'ho mai capito. C'è niente. No, c'è la disattiva, non mi interessa. Okay. Ehi, calma. Ma non lo devi fare, Elena? Dove sta? Io mi ricordo che sta porta la deve aprire Elena, che io devo andare dall'altra parte. Dov'è Elena? Ah no, giusto. Ok, mo dovrebbe venire Elena. Ottimo lavoro! Terrò quello finché la porta non sarà aperta e bloccata. Dai, veloce, veloce. Cioè, questa cammina. È brutta combinazione, però. Ci sei? Ok, lascialo andare. Piano! Ho detto piano! Ah no no, era questa la parte che dicevo prima, che mi scocciavo un po'. Perché è pieno di cecchini e non solo. Qui c'è il primo. Qui c'è un altro. C'è due. Stava. C'è Elena che non copre manco il cacchio, quindi.
la testa. Oh, oh, preso! Ecco, me la ricordavo così, dai. Andiamo, andiamo. Bisogna stare attenti perché qua i nemici tendono subito a circondarti. Quindi scoccia un poco. Ma c'era un altro. Non fateli passare. Fatelo scappare. Ormai è storia. Santo cielo. Pura. Ah, è che sto smettendo, insomma, mannaggia. Scusate il dialetto. E però quando ce l'ho, ce l'ho. Si è messo davanti. Ok. Madonna. Madonna, sto sprecando tutti i colpi. Ma che idiota! Stavolta me la sono andata cercando, però. Dai, 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 dai. Ok. Ok, ma stavo là a fianco. Ma quella Elena non copre mai niente. I nemici già stanno lì. Fai un po' di danni. Cioè. Uno. E dai, però, mamma mia. Ma sto in un brutto punto, perché qua subito ti circondano gli avversari. Quindi mi devo muovere. Però ragazzi, due colpi questo dura, è incredibile. Ok, mo sei in un punto un pochino più. Come sprecare un fucile da cecchino? Sono finiti. No. No, dovrebbero arrivare altri.
Pare strano che già sono finiti. Infatti sparano ancora. Mi ricordavo. Ci metteremo a ballare davanti alla porta principale. Troviamo un altro passaggio. Occhi aperti. C'ho pochissimi colpi, però vabbè, andiamo, dai. Dobbiamo passare di lato. Come di baciarti se non rigavi dritto. Era una cosina non più alta di 1,60 m. Chiamavano la filatrice. Vuoi tacere, vecchio? Che grande Sally. Oh, lo so. Certo che l'ho fatto. La memoria non è più quella di un tempo. Perché diavolo ci stai mettendo così tanto? Beh, non hai notato che la maggior parte di questi libri sono mezzi marci? È scritto in spagnolo? Sì, ok, ma muoviti, il capo ti sta aspettando. Ehi, lassù! Cavolo. Eccoli lì! Quella parte! Tienilo sotto tiro! Fatelo scappare! Oh, i colpi. Ce l'ho sotto tiro. No, stavo per sparare Elena. No, ho sbagliato. Sono stato uno stupido. Sono
Ecco il nostro Sully. Beh, hai un bel aspetto per un cadavere. Così hai portato la ragazza, eh? La ragazza? Ehi, se non fosse per lei, ora nessuno ti starebbe salvando. Se questo è un salvataggio. Cosa diavolo significa? Ammettilo, Sully, tutta questa storia è sospetta. Già. Prima spifferi tutto a quei tizi. E poi rispunti miracolosamente vivo. No, aspettate un attimo. Avevo i killer di Roman alle calcagna. Dovevo prendere tempo. Ok, sono stato stupido. Dovevo capire che ci avrebbero seguito. Sully, se per una volta avessi tenuto la bocca chiusa, ora saremmo di ritorno a casa con il tesoro. E tu potevi controllarmi il polso prima di scappare e darmi per Sentite. Queste cose non importano. Va bene, allora come spieghi di essere qui vivo e vegeto, eh? Non ci crederete mai. Impossibile. Il vecchio Francis ha preso il colpo per te. Credevo succedesse solo nei film. Già, anche nei videogiochi succede. Comunque, quando hanno visto che ero vivo, ho convinto Roman che non avrebbero trovato il tesoro senza di me. È da allora che cerco di sviarli aspettando la vostra comparsa. Beh, ora dove sono? Beh, stanno seguendo una falsa pista su cui li ho mandati dall'altro lato del monastero. Guarda, Drake aveva capito tutto. Gli spagnoli usavano quel simbolo per indicare i depositi segreti. Il tesoro è nascosto proprio qui, nel monastero. Troviamo il simbolo e troveremo il deposito. Abbiamo tutto quello che ci serve proprio qui. Tutti gli indizi per arrivare al tesoro. Ce la possiamo fare. Va bene. Non penserete di diventare amiconi o scordarvi di nuovo della ragazza, vero? Non pensarci nemmeno, Sully. È un destro che uccide. Lo terrò presente. Allora, c'è più di adesso c'è un piccolo enigma, puzzle ambientale, come cavolo vogliamo chiamarlo. Queste statue nascondono qualcosa. Però prima devo prendere un po' di munizioni, altrimenti sono cavoli. Se ce ne sono. Oh, sono qui. Ma è poco, però. Sopra ci dovrebbe essere qualche altra cosa, vediamo. Granate. Ci la pompa, no? Vabbè, che tanto adesso non si deve sparare perché adesso c'è tutta una parte più esplorativa, diciamo così. Oh. Allora, dobbiamo addrizzare le statue. Allora, c'è l'angioletto, quella specie di angioletto a nord. Dobbiamo arrivare da sopra. No, non ci siamo. Ecco qua, a nord. Prova a ricontrollare il diario. L'aquila a est. Qual è l'aquila? Questa. Ok. Poi il grifone a ovest. Il grifone sta qua. Ah,
A posto. E infine il come si chiama? A sud. Che è qua la mucca, il toro, che cacchio è lui. No. Sai, suona familiare. Sembra promettente. Qui, fammi vedere. Sì. Ok. State fermi lì, andrò a dare un'occhiata. Ehi, ehi, aspetta, no, non andrai laggiù da solo. Già, ci sono uomini di Roman dappertutto. Infatti, e una persona sola è molto più silenziosa di tre. Dai, starò bene. E voi qui sarete al sicuro. Non sanno nemmeno di questa stanza. Ok, porta questa con te e lasciala sul canale 13. Loro non lo usano. E tienici informati. Va bene, d'accordo. Richiudi questa cosa. Sì. Nate. Sì, prudente. Dai, lo sono sempre, no? Ah, questo non l'avevo visto! Ok, la terra dei morti. Ci siamo. Che idiota. Che idiota che sono stato. Tienilo sotto tiro. Cominciamo. È qui. Madonna, ci ha messo 3 ore, ci ha messo. Certe volte veramente mi perdo in un bicchiere d'acqua, è incredibile questa cosa, sì. Davvero sono un idiota, vabbè. No, l'ho preso in testa. Ma si può essere così deficienti? No, ditemelo.
A posto. Oh, che bello. Tante munizioni. Vediamo se c'è qualcun altro che c'ha. Ok. Solo sono le 10. Abbiamo giocato un'ora. No, non credo che ce la faccia a finirlo stasera. Non credo proprio, però credo che arriveremo in un punto molto molto avanzato. Spara per uccidere. Non farlo, no! Ma tu guarda questo! Lo abbiamo colpito! È uscito dopo il bastardo! Statevi fermi. No, è incredibile. Beh. No, neanche morto. Ah, mi sono fatto circondare come un deficiente, vabbè. Cioè, questo mi ha buttato la granata addosso. Ok. A posto. Dovrebbero, e dico dovrebbero, essere finiti il condizionale d'obbligo.
Cacchio. Dai, però ho premuto cerchio. Cioè, ma tu guarda io come devo morire, porca miseria, oh. Ma porca miseria, guarda. Ok, ora dovrebbero essere finiti. Ma mi pare che adesso arrivano alle spalle. Se non dico una scemenza. O forse dopo, no, forse dopo. Aspetta, mi ricorda qualcosa. Due campane risuonano in perfetta armonia. Serviva. Ma abbiamo tutti gli indizi davanti a noi, possiamo farcela, ragazzo. Vediamo, riportare quella stampa, sapere. Hey! Chi è? Gesù, questa gente è dappertutto. Fallo fuori! Abbiamo colpito! No, perché non li pigli a pugni subito? Io non lo so. Sciaglia, eh. Quando si mette a fare le moina. Inaccettabile. Ma che cosa vuoi da me, Roman? Stanno massacrando i miei uomini. Difficile credere che un solo uomo possa spazzare via la tua ciurma. Non è solo Drake, dannazione. Credimi, quest'isola è maledetta. Basta. Prendi la tua gentaglia e vattene.
Aspetta, non puoi sbarazzarti di me. Mi devi una parte dell'oro. La tua parte, Eddie, dipendeva dallo svolgimento di quanto ti ho chiesto. Mi hai assicurato che Drake era prigioniero e che l'isola era sicura. Ah, queste sono stronzate, Roma, ne lo sai bene. Abbiamo chiuso, signor Raja. Taikamu! Mattia Giado! Shialan! Mi puoi ricordare perché hai assunto quell'idiota superstizioso? Era buon mercato. Beh, pare che chi più spende, meno spende. E cosa mi dici di te, Navarro? Vali il prezzo che sto pagando? Il deposito è qui, ne sono certo. Se possiamo fidarci di Sally... E non possiamo. Senti, sa che lo uccideremo se mente. Non essere stupido. Sa che lo uccideremo quando avremo il tesoro. Perché dovrebbe dirci la verità? Credimi, Navarro. A volte penso che tu abbia lasciato il cervello nella fogna dove ti ho preso. Mi serve solo un po' di tempo. Trovare questo tuo tesoro si è dimostrato più difficile di quanto valga. Ti assicuro, Eldorado merita più di quanto tu possa immaginare. Me lo auguro. Ok, non torniamo indietro. No, non torniamo indietro. Mi era venuto il dubbio. Non so se c'è un tesorino qua. Sì, infatti. Adesso ci dobbiamo arrampicare qui. Fammi vedere un po' in giro se c'è qualcosa. Dobbiamo salire lì perché poi dobbiamo provare a fare da contrappeso, se non mi sbaglio. Ah no, bisogna passare proprio da sopra. Sì, sale qui, sto girando in cerchio. Bene, la ragazza e io abbiamo...
abbiamo letto qualche libro qua giù. E pare che esista una galleria segreta in cima alla chiesa. Puoi arrivare lassù? Credo di sì. Sì. Bene, chiamaci se trovi qualcosa. Ragazzi, mi scordo sempre di togliere il blocco a schermo sul PC, porca miseria. Ma che tanto in chat non c'è nessuno, mi sa, però. No, che sto facendo? Sbagliato. Allora aspetta, dove devo andare? Di qua. No, dobbiamo tornare alla chiesa, no? Sono i colpi. Sto qui. Ma aspetta, mi sono perso un attimo. Allora, dobbiamo andare. No, di qua. Forse. Sì, mi sa di sì. Un attimo il senso dell'orientamento, non mi trovo più. Allora, fammi, ecco qua. Allora, qui no. No, allora dobbiamo uscire da qui e andare. C'era un'altra porta, se non mi sbaglio, quella vicino alle scale. Dobbiamo andare di qua. Vediamo. No, io da qua sono venuto. Porca miseria, mi sono perso. Siamo qua. Poi siamo andati dritti. No, forse ci siamo. Quindi è la stessa parte di prima, quindi. No, porca miseria, mi sono perso, non mi ricordo più dove che si deve andare. Vai a pensare un attimo, allora. No, da qui sono venuto, quindi no. Qua no. Qui no neanche. Ah, mi sto perdendo un bicchiere d'acqua, ma
Ho perso un po' il senso dell'orientamento e non riesco più ad appararmi. Qua. No, bisogna prendere scale. Allora, qua. Ecco qua. No, cambia niente. Allora, io ero qua. Guarda, qui non c'è nient'altro, ok. Di qui non si va. Sto perdendo tempo così su un'idiozia. Ma tu guarda. Ma se non mi sbaglio devo fare qualcosa qua. Oh, incredibile. No, aspetta, forse ci siamo? Ecco qua. Ma vaffan. Non avevo visto gli appigli. Deve essere questo. No, che stupido. Ho sbagliato a saltare. Ok, ma lo dobbiamo fare anche dall'altra parte.
Ta-da! Ehi, Sully. Sono qui. Ricordi Roman e Navarro e la falsa pista sulla quale li hai mandati? Sì. Beh, sono seduti proprio sopra al nascondiglio del tesoro. Oh, di tutte le sfortune. Ascolta, serve un diversivo per farli allontanare da lì. Detto fatto, amico. Ecco il diversivo in arrivo. Ehi, Sully. Sì? Dopo che se ne sono andati, ci vediamo al mausoleo, ma passa attraverso le catacombe, la via più sicura. Capito. Ora devo solo superare questi bastardi senza farmi notare. Se c'è qualche tesoro qua, no? Possiamo andare. Sullivan è fuggito! Sparpagliatevi e trovatelo! Ok. Eccolo lì. Porca miseria, c'è il cecchino. Il cecchino, c'è anche il cecchino. Ah, grandioso. Ma c'è il granatiere, come vogliamo chiamarlo. Si vede? Sì, eccolo là. Si vede? Si vede? A posto. Forse l'abbiamo fatti tutti? No. Ah, ce ne siamo liberati di un bel po'. A posto. Ah, non sono finito. Ora sono finiti. No, devo fare un lanciagranate. Leva mano. Ok. Ehi! Ehi! Sapevo che ce l'avresti fatta, ragazzo. Qual è la prossima? Non so, ci penserò mentre vado. Questo è sicuramente il posto giusto, comunque. Aspetta, questi simboli devono significare qualcosa. Allora, abbiamo... Allora, la coppa deve stare alzata. Dove la coppa sta? Ok.
Roman e Navarro hanno davvero fatto a pezzi questo Poi la posto. corona deve stare così. Il serpente con la testa a sinistra. Poi la conchiglia in basso. Che altro? Vediamo un po'. Siamo nel posto E giusto. Madonna, quando si mettono avanti? L'ancora così, le frecce verso l'alto. Ok. Pare che ci siamo. Già. Attenti. Cosa ne pensi? Non saprei. Forse è un vicolo cieco. Aspetta. Sembra che ci sia un passaggio da questa parte. Oh oh. Oh, merda. Che diavolo è questo? Sally, esci fuori di lì. È una trappola! Sullivan, tutto bene? Sully! Sì, bene. Sono intero. Mi hai davvero steso, però. Sì, beh, ti conviene tornare alla biblioteca. Dovremmo trovare un altro modo per uscire di qui. Beh, si può andare solo avanti. Sì. Che posto è questo? Un modo molto elaborato per nascondere il dannato tesoro. Da che parte andiamo? Adesso bisogna seguire le frecce qua. Aspetta un secondo. Ci sono dei numeri romani Allora, nell'angolo della mappa di Drake. Devono voler dire qualcosa. 257, quindi 5. Io resterò qui di vedetta mentre tu cerchi un modo per passare. 5. Questa può tornare utile. Due. Sta succedendo qualcosa. Quindi adesso saliamo di qua. Devo salire un altro poco forse. Era da un po' che non morivo, in effetti ci mancava. Dai, dai. Stiamo procedendo molto spediti, devo dire, quindi può essere che riusciamo a finirlo addirittura oggi, eh? Non ne sono sicuro al 100%, però stiamo andando molto veloci. Sali, mi senti? Dannazione, niente. Lì c'è un tesoro, però dovrei tornare indietro. Fammi vedere. Boh.
No. Che brutta morte. Scusate. Oh! Vabbè. Vi farei delle gran risate. Ok, dai, basta scherzare, basta. Avevo appena detto che stavano andando abbastanza spediti. Ma va, non lo sapevo, grazie gioco. Non me ne ero accorto, devo andare qua. Si muove. Io oggi pomeriggio ho giocato un po' a Metal Gear e mi sono reso conto di essere arrivato alla missione dedicata alle FOB, alle missioni FOB appunto, è il capitolo episodio 22, e ci sono arrivato dopo oltre 40 ore di gioco. Dovrei essere a 45 se non mi sbaglio. Cioè non sono neanche a metà gioco, incredibile sta cosa. Metal Gear mi ha preso in modo assurdo con tutte le quest secondarie, con che ne so, il reclutamento, la Mother Base, mi ha preso in modo assurdo con tutte queste cose e ci sto perdendo davvero tanto tempo. Comunque nel complesso Metal Gear mi sta piacendo molto. A livello di gameplay forse l'avrò già detto in qualche live, ma come gameplay è la massima, espressione dello stealth Metal Gear. Dal punto di vista della trama fino ad ora no, mi sta dando abbastanza soddisfazione, voglio dire, non è, ti sta concentrando tantissimo sul gioco, però devo dire che questo Metal Gear non mi sta dispiacendo sulla parte, punto di vista della trama, contiene anche scene abbastanza forti, tipo, forse spoilerò un poco, però ormai il gioco è uscito da qualche mese. Ma che diavolo. Anche perché poi c'erano anche nei trailer queste scene, quindi credo di poter parlare tranquillamente. Non so, faccio un esempio, la scena dei bambini, soldati, sono scene molto forti e il gioco ha usato, ha fatto davvero bene, perché sono scene anche che ti fanno riflettere un poco. Quindi davvero, appunto questa è la trama, almeno finora, sono all'episodio 22, devo finire l'episodio 22. Davvero, non c'è, poco da dire, ecco. Il gioco mi sta dando molte soddisfazioni. Però non so sul finale che succede, molti si sono lamentati proprio del finale. Vedrò, anzi, vedrò o forse vedremo insieme. Perché qualche altro live su Metal Gear ho intenzione di farlo, magari stesso domani, non ne sono sicuro,
vi terrò aggiornato, insomma. Poi ormai questi giorni sono, ci sono poche notizie, anche poco interessanti, diciamo, sul mondo videoludico. Noi siamo sotto Natale, quindi è normale questo periodo di calma, non sono neanche usciti i giochi, quindi... Intanto, ecco, Eddie. Uccidete gli altri. Le cose vanno sempre bene. Non ero morto, pareva strano. Oh, finito. Stanno arrivando. Ancora? Credo ci sia una specie di scala meccanica qua sotto. Poi anche devo dire, stiamo tornando a parlare di Metal Gear, intanto siamo arrivati alla, al numero 7 qua. Dicevo, sempre tornando a parlare di Metal Gear, devo dire che comunque poi la ripetitività fino allora non la sto sentendo, ho giocato quasi 50 ore, comunque mi sto ancora... Ah, dove sto? Mi sto ancora divertendo senza mai annoiarmi. Poi ecco, devo dire una cosa però, come quando c'è un gioco stealth bisogna sempre fare un discorso un po' a parte, nel senso che io amo i giochi stealth, quindi difficilmente mi stancano, soprattutto in un'epoca in cui ci sono sempre meno stealth in ambito videoludico. Perché io l'ultimo grande stealth che ricordo è stato Dishonored, poi non ne ho fatti altri. Non mi ricordo se Splinter Cell Blacklist è uscito prima o dopo Dishonored. No, forse dopo. Quindi forse Splinter Cell Blacklist è stato l'ultimo grande stealth che ho fatto. Prendi questa! Mi sono ucciso da solo! Com'è possibile? Attenzione! Guarda. Fatemi superare questa parte e torniamo a parlarne. Quindi diciamo sentivo proprio la voglia di fare uno stealth, perché Assassin's Creed ha sì delle meccaniche stealth, però non è uno stealth puro, diciamo. Quindi un pochino... Sentivo proprio l'esigenza di fare uno stealth. Un gioco che fosse prima di tutto uno stealth e poi un action, perché comunque Metal Gear per me quando è che uno stealth svolge bene il suo compito? Quando è il momento in cui ti permette di agire anche in maniera non stealth e funziona, te lo permette di fare in modo agevole, diciamo. Quindi Metal Gear, se volete, lo affrontate anche come un action game normalissimo, però ovviamente avrete più difficoltà, no? Perché i nemici saranno più aggressivi, arriveranno i rinforzi e così via. Però il gioco ve lo permette, se volete, vi permette tranquillamente di essere
un action game. E se uno stealth ti permette, ecco, di avere questa libertà al 100%, vuol dire che sta facendo bene il suo lavoro. E Metal Gear, ragazzi, lo fa benissimo. Comunque, siamo arrivati a una scena abbastanza importante del gioco. Ritorniamo su Uncharted. Parliamo dopo di altro, dai. Questa è la mia scena preferita di tutta la serie. Splendida questa Deve scena. esserci una via d'uscita. Davvero splendida. Mi commuove, no, forse commuove è un termine un po' esagerato, però la trovo abbastanza Sembra toccante, la ci sia un trovo. qualche tipo di macchinario qui. Perché ha un grande significato come una scala. scena, no? Bene, Perché forse funziona due giorni Drake se mi dai una spinterella. trova il corpo del suo antenato, lui sperava che il suo antenato avesse trovato il tesoro, invece non è così, quindi ci rimane, no? Ok. E in quel momento lui Sali. forse sembra anche volersi Sei più arrendere. pesante di quanto sembri. Riesci a E raggiungerla? non vuole sprecare la vita come ha fatto Drake dietro un tesoro. E questo la trovo davvero splendida questa scena. Per Sembra qualcosa me è come un la migliore di vecchio tutta la serie, anche montacarichi. più della famosa scena del treno di C'è una Uncharted coda. 2. Prova a È farlo migliore scendere da te. anche della scena dell'aereo di Uncharted 3, che sono scene spettacolari. Oh, vedo una Quelle. galleria. Possiamo uscire di qui. Però questa qui proprio ha un significato particolare, quindi io l'amo questa Ciao scena. ragazzi, tranquillo, Eddie, tranquillo. E vabbè. Cosa diavolo sta succedendo là fuori? Non li hai visti? Oh no, oddio no! Siamo intrappolati! Cristo, e quello cos'è? Siamo morti, siamo tutti morti! No! Eddie, torna qui! Adesso ci sono gli zombie, non so come chiamarli. Lo stesso vale per me, amico. Ora andiamo. La corda, qua giù! Presto! Dai, io il deficiente che ci vado vicino per colpirli a cazzotti. Dicevo, quella scena, secondo me appunto è una scena spettacolare, ricco di significato, per i motivi che insomma vi ho detto. È la dimostrazione che nei videogiochi, ma anzi, nei videogiochi ci possono essere scene ricche di significato, anche se non ci sono esplosioni e così via, insomma. Ah, sì. Non può essere vero.
Tra l'altro, se ricordo, stavo sempre tornando a parlare di questa scena, che in un video dedicato alla storia della serie, in cui diversi sviluppatori, non solo di Naughty Dog, parlavano della serie Uncharted, appunto, insomma, in molti parlavano della loro scena preferita. Ovviamente c'era chi diceva la scena del treno, chi parlava. Pensa, arrampica? Chi parlava della scena dell'aereo Uncharted 3. E invece c'era Neil Druckmann, che è il creative director di The Last of Us e di Uncharted 4, che ha citato proprio questa scena. E io mi trovo assolutamente d'accordo con lui. Ragazzi, forse riusciamo a finirlo stasera. Sono le 11. Cioè, Stai bene? noi dovrebbe essere un altro paio di ore di gioco. Ok, non credo che possano superare questo. Nate, Cosa? dove siamo? Non ne sono sicuro. Via! Spiegalo U-Boat nel Rio delle Amazzoni. Nate, vieni, guarda qui. Allora lo hanno trovato. Sono entrati nel nascondiglio e lo hanno ripulito. Sì, ma cosa c'entra il monastero in tutto questo? Non lo so. Non ha alcun senso. Se ora la statua si trova qui. Oh, cavolo, ci eravamo proprio sopra. Scommetto che questo ci porterà in superficie. Sembra che i nazisti non abbiano pagato l'elettricità. Maledizione! Senti, se riusciamo a raggiungere il generatore, possiamo riattivare la corrente. Prima dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Aspetta, che stai facendo? Che stai facendo? Trovo una via di uscita. Bel lavoro. Già. Bene, andiamo. No, questa è tua, cowboy. Cosa vuoi dire? Nate, io non posso fare quel salto. Non pensare che ti lasci qui da sola con quelle cose. Non abbiamo scelta. Vai, riattiva la corrente, torna a prendermi e poi andremo via da qui, ok? Vai! Tornerò subito, ok? Sì. E poi a vedere che salto dovevo andare a fare, vai. Tutto qua, questo è il salto che bisognava fare. La Elena, ma vaffanculo, vai. Perché sono morto? Non lo... Vabbè. Questo era il salto che doveva fare Elena. Ma vaffancina. Vabbè. Tra l'altro sono molto curioso di Uncharted 4, proprio perché c'è stato un cambio all'interno degli sviluppatori di Naughty Dog, no? Perché prima c'era Amy Hennig che lavorava alla trama di Uncharted. Amy Hennig, che ricordo, è passata da Electronic Arts a lavorare su un nuovo Star Wars, sviluppo proprio verso Visceral Games. E invece appunto adesso Amy Hennig se ne andò proprio per divergenze creative con Druckmann. Quindi questo dovrebbe essere proprio il primo Uncharted in cui c'è la mano, c'è davvero la mano del team che ha lavorato a The Last of Us, o comunque dei responsabili, ecco. Quindi sono davvero molto curioso perché sembra in alcuni aspetti che Uncharted 4 sia un pochino più dark rispetto ai suoi predecessori. Quindi sono davvero curioso per questo perché comunque Druckmann, Amy Hennig è stata bravissima ed è bravissima secondo me, avrebbe fatto anche un grande lavoro secondo me con Uncharted 4, però sono molto curioso di vedere adesso cosa Sullivan, rispondi. succede. Siamo così tratti una nuova direzione, un nuovo Accidenti, è percorso. inutile. Non c'è segnale qui.
Quindi davvero molto curioso sono. Io comunque sono molto fiducioso su Uncharted, molto fiducioso su Uncharted 4. Al giorno d'oggi sembra essere diventato un po' uno sport prendere di mira le software house che fanno bei giochi, cioè io non capisco. Ultimamente mi capita di leggere un odio, un astio nei confronti di Naughty Dog per The Last of Us, per Uncharted, cioè io non le Che capisco diavolo è queste cose. successo qui? Cioè, se si cominciano a arrivare anche Naughty Dog, che ha fatto finora solo signori giochi. Voglio dire, critichiamo tutti a questo punto. Però posso capire che ne so, che The Last of Us non piace per la trama, che cacchio ne so. Insomma. Credo che Naughty Dog ha dimostrato che si possono Oh, unire. merda. Dicevo, Naughty Dog credo che ha dimostrato a chiunque che l'industria dei videogiochi si può scusate, ma sono un po' più impegnato nel gioco, non sto. Dicevo, Naughty Dog secondo me ha dimostrato, sta dimostrando che si può unire la spettacolarità del cinema, dei grandi blockbuster hollywoodiani, senza però andare a inficiare il gameplay, ecco. Dimostrare come si può fondere gameplay e narrativa in un gioco. Ad esempio, quando in un gioco si passa dalle sequenze, dal giocato alle cutscene in modo naturale. La prima a farlo, se non mi sbaglio, è stata proprio Naughty Dog, quindi tanto di cappello agli sviluppatori californiani, voglio dire. Naughty Dog sotto certi punti di vista ha fatto scuola per quanto riguarda la narrazione videoludica. Questa deve essere la sala del generatore. Poi con The Last of Us hanno raggiunto la loro piena maturità. Forse anche un po' Grazie a per Dio. colpa, tra virgolette, di The Last of Us e Uncharted, che adesso hanno un po' abbandonato quei giochi un pochino più leggeri come Jak and Daxter. Mi piacerebbe tanto un nuovo Jak and Daxter fatto da loro, però se un nuovo Jak and Daxter sviluppato da loro vuol dire snaturare la serie, meglio di no. Meglio ricordarcela per com'è, per com'è stata. Altre bestie. Thank you.
Ok. Ricordo quest'arma in Call of Duty, quando c'erano i Call of Duty ambientati nella seconda guerra mondiale, quindi il primo, il secondo, il terzo e il cinque. Ricordo quest'arma quante volte l'ho usata. Questo è il caro e vecchio Thompson, che spesso abbiamo visto anche in diversi giochi mafiosi, a tema mafioso, come... Questi dovevano appartenere a loro. Come mafia, no? Mafia 1, mafia 2. Il padrino qui. Secondo me il padrino, quello di Electronic Arts, il primo episodio mi riferisco soprattutto, era un ottimo gioco, almeno su PS2 di quello del padrino ho un ottimo ricordo. Il problema poi sono arrivati con il padrino 2, che insomma è stato un pochino deludente. Però ricordo il primo il padrino su PS2, lo ricordo con grande piacere. Io se ritrovo, devo prendere quella versione PS3 usata magari, se la riesco a trovare. Perché sono anni, mi piacerebbe davvero rigiocarci. Solo nella mia missione. Nessuna nave lascerà quest'isola. Le ho distrutte tutte e inondato la città maledetta. Tutto questo male non deve lasciare queste spiagge. Nelle mie ultime ore affido la mia anima a Dio. Possa egli avere pietà di questo luogo infernale. Francis Drake. Oh mio Dio. Dove dobbiamo andare? Qua è tutto chiuso, venite fuori qua. Vediamo. No, forse stesso in quella stanza, però devo controllare un attimo. Sì.
Vedere qua. No, ok. No, evidentemente ci deve essere una porta che non ho visto. Infatti. Per evitare che tu e il tuo socio facciate qualcosa di creativo. Addio, Nate. È stato divertente. Sì, continua pure a sorridere, imbecille. Ci rivedremo presto. Ah, mi ero distratto un attimo per l'arma e... vabbè. Uccidere i nemici con... le armi tedesche. Dai, non sarò stupido. Dai, vorrei finire stasera sto gioco, a sto punto, mi trovo. Idiota. Eccolo lì. Corre, attenzione. No, sto facendo certe stupidaggini.
Oh, quelle cacchio di armi, sto parlando di Rainbow e quella. Cecchino lì. Oh, porca miseria, questi qua arrivano. Che stupido! Sono stato stupido!
Ancora. Lì c'era il tesoro, però vediamo se lo riusciamo a prendere. Dai, voglio finirlo stasera, dai. A sto punto pensavo di stare molto più indietro, per dire la verità. Sali, sei lì? Dannazione. Sali, rispondi. Grazie a Dio, Nate. Dove sei? Vengo da te, Anna. L'ho preso a Elena. Dobbiamo fermarla. Ho problemi di mio. Questi bastardi mi hanno bloccato fuori dalla chiesa. Ci sono quasi. Sbagliato come un deficiente. No, ferm. Non ti muovere. Bastardo il lanciagranate. Ok. Altri? Sì. Dove sta lì? Prima lancio granate. No, non l'ho visto.
Mi ero dimenticato del fucile a pompa. Madonna. Dannazione. Da quella parte. Ma guarda se si toglie la maglia. Questa è la chiesa, sì. Io però ho visto qualcosa che luccica, andiamo a vedere. No, no, la chiesa è questa. Oh, il fucile a pompa maledetto. Okay.
Sbagliato come uno stupido. Un po'. Ah, vaffanculo! Ma porca miseria, ma che stupido che sono, andato troppo avanti, senza munizioni. Fermati. Questi lanciagranate li odio, mamma mia. Li odio. Ma tu guarda questo. Uscita? Ah, grandioso. A posto, forse sono finiti. No, c'è un'altra. Adesso arrivano alle spalle. Lo vedo. Infatti, mi ricordavo bene. Oh!
Sì, io non me ne sono accorto. Segreto appena sotto l'altare. Mi avessero complicato le cose prima quando sono andato all'arrembaggio. Vabbè, per niente. Oh, comunque il gioco lo finiamo, ragazzi. Ci manca poco. Manca davvero poco. Quindi martedì prossimo si inizierà Uncharted 2. Dovremmo essere davvero sul finale. Santo cielo. Vuoi spiegarmi che diavolo sta succedendo? Drake non voleva portar via il tesoro dall'isola, salva. Cercava di evitare che se ne allontanasse. Cosa? È maledetto o qualcosa del genere. Onde, per l'amor del cielo. Ascolta, so che sembra folle, ma devi credermi. Ecco qua, ormai siamo davvero vicini al finale. Dovreste aver capito ormai che ho un piano per qualsiasi evenienza. Ora mettete giù le ali. Lì a terra. Niente eroismi, per favore. Altrimenti la ucciderò. Bene. Ora, se avete un po' di pazienza, saremo da voi tra un istante. Devo essere onesto, ma me lo ricordavo un po' più lungo questo gioco. Che maestria. Non ho mai visto niente di simile prima. E questo è solo l'esterno. Il vero tesoro di Eldorado è all'interno. Aprilo. Dio mio. Sono l'unica persona su quest'isola che sa cosa diavolo sta facendo. Carga la statua. Cuidado! Siete così patetici. Persi alla ricerca dei vostri insignificanti tesori. Avete una minima idea di quanto questo possa valere? Trovando il giusto acquirente. Levatelo! Che diavolo è? Gesù, cosa sono? Sono gli spagnoli, Sally.
Non sono mai andati via. Dio mio, se quello lascia l'isola, devi fermarlo. Io ti copro da qui. Oddio, oddio. Facciamo il giro. No. Il problema è che c'è il fucile a pompa adesso, quello è il problema. Oh, madonna. Dai, dai. Un'altra arma, perché sennò meno male.
Non mi ci manca? Ah, è il lanciagranate. Ok ragazzi, ormai siamo arrivati alla fine. Ci siamo. Non puoi fuggire ora. Che giornatina. Già, salva il mondo, trionfa sul male. Una giornata tipo. Infatti. È un peccato, però, andarsene a mani vuote. Oh, beh, sai, sono riuscita a salvare una cosetta. Tieni. Pensavo che l'avresti persa. Grazie. Già. Voi due avete una strana idea di romanticismo. Sally! Wow, hai un aspetto orribile. E dovresti vedere gli altri. Procuraci una barca. Abbiamo già una barca. Già, una grande barca. Questa mi piace di più. Sally, straordinario figlio di... L'ho presa da un paio di pirati che erano troppo morti per obiettare. Mi dispiace che non hai avuto la tua storia. Non importa, ci saranno altre occasioni. E me ne devi ancora una. Puoi contarci. Quanto amo questa colonna sonora. Va bene. Allora ragazzi, grazie per avermi seguito. Ci abbiamo messo, allora abbiamo impiegato quasi 3 ore oggi. Abbiamo iniziato alle 9, sono quasi mezzanotte, quindi quasi 3 ore oggi. Abbiamo messo un 6 ore per finire il primo Uncharted. Pensavo di più. Avevo programmato 3 live sul primo Uncharted, però ci abbiamo messo di meno, meglio così. Allora, ci vediamo. Probabilmente, dico forse, domani pomeriggio alle 16 più o meno. Comunque troverete la news sul sito riguardante il live, appunto. Se non ci vediamo domani, ci vedremo sicuramente giovedì 24 il pomeriggio. Non so bene l'ora, perché
dipende molto dal gioco che voglio farvi vedere, perché il 24 ci sarà la demo su la demo gratuita di Sebastian Loeb Rally Evo. Stavo leggendo i tanks qui. Dicevo, giovedì 24 Milestone pubblicherà su PlayStation Store e Xbox Store la demo gratuita di Sebastian Loeb Rally Evo. E se la pubblica nel primo pomeriggio, quindi riesco a scaricarla e fare una diretta verso le 4 o le 5, insomma, dipende un po' da quando verrà resa disponibile la demo. Spero comunque di farla nel pomeriggio, così visto che è anche la vigilia di Natale, facciamo un live di un'oretta e mezza, ci auguriamo buon Natale e ci vediamo poi a dopo le feste. Con il Road to Uncharted 4 invece ci vediamo martedì prossimo, credo. Comunque ci vediamo la settimana prossima sicuramente. E inizieremo Uncharted 2, il covo dei ladri o Among Thieves in inglese. Ok, abbiamo finito quindi il primo Uncharted, ragazzi. Grazie per avermi seguito. Ci vediamo alla prossima. Buonanotte a tutti, ciao.